Cari amici di Cultura e Culture, oggi incontreremo la dottoressa Luciana Palumbo che ci parlerà di counseling. La dottoressa Palumbo è sociologa ed esperta in counseling. Dottoressa, benvenuta. Grazie, buonasera. Buonasera anche a lei. Che cos'è il counseling? Beh, il counseling è una nuova disciplina e si occupa della relazione di aiuto. È un atto di consultazione che avviene tra il cliente, cioè colui che fa la richiesta di aiuto, e il counselor, ovvero l'esperto della relazione di aiuto. Come opera il counselor? Bene, il counselor opera grazie ad un percorso di formazione, in genere è un master triennale ed è esperienziale, è necessario oltre alla teoria conseguire una certa esperienza anche circa le teorie apprese e è necessario anche un training sulla propria storia personale, cioè il counselor ha necessità, come tutti gli esperti della relazione di aiuto, dovrebbero avere la necessità di lavorare sulla propria sfera psico-emotiva prima di approcciarsi al cliente. Quando una persona deve rivolgersi al counselor? È facile che qualunque soggetto di qualunque età possa trovarsi in difficoltà, specie nei tempi moderni, perché le corse sembrano mai fermarsi. Anche i bambini, ad esempio, hanno questo ritmo frenetico, la scuola, gli hobby, le attività sportive, eccetera. Quindi non bisogna aspettare proprio il crollo, ma bisogna ascoltare il bisogno personale di poter portare la propria storia in un luogo protetto e poterne parlare con chi ha le capacità di poter ascoltare. Quindi questo per dire che il counselor, tra gli strumenti del counselor c'è l'ascolto empatico, e che è uno strumento fondamentale per l'approccio al cliente. Dove opera il counseling? Bene, il counseling trova diversi campi di applicazione, come ad esempio nella famiglia, la scuola, il lavoro, in ambito clinico, può approcciarsi ai problemi della coppia, ma anche ai gruppi, alle istituzioni pubbliche e private. Come distinguere un buon counselor da uno, insomma, da un ciarlatano? Visto che comunque i nostri amici ci seguono sul web, andranno sicuramente a cercare counseling. E quindi come distinguere un buon counselor? Come distinguere? Bisogna comunque accertarsi che effettivamente spesso i ciarlatani sono coloro che addirittura hanno, esibiscono titoli che non hanno conseguito o formazione che non hanno mai avuta. Quindi bisogna un po' indagare su questi aspetti e sincerarsi che il professionista a cui ci si è rivolti abbia le competenze e le caratteristiche per poter intervenire nel proprio disagio. Torniamo un attimino indietro. Sì. Dove nasce il counseling esattamente? Come si è diffuso poi nel mondo e in Italia anche? Come siamo messi? Sì. Allora, il counseling nasce negli Stati Uniti inizio anni 50 del secolo scorso, grazie alla divisione di counseling psicologico, e si inserisce nella formazione professionale e nella guida alla carriera, nel senso che gli esperti counselor si inserivano nelle scuole per poter dare un orientamento alla carriera lavorativa, proprio a coloro che non avevano intenzione di seguire la formazione scolastica. Peraltro, negli Stati Uniti il counselor e il counseling come professione trova insediamento nelle comunità di recupero psicologico, perché negli anni 60 si è avuta negli Stati Uniti d'America questa ristrettezza per quanto riguarda gli istituti psichiatrici a favore di comunità, nel senso che
di istituti nei quali la stessa comunità a cui il soggetto apparteneva poteva in qualche modo prendersi cura del membro che apparteneva alla sua comunità. E, per questo sì, diciamo che i motti erano prevenire meglio che curare, quindi si cercava di considerare il disagio del soggetto, dei soggetti sul piano olistico, nel senso che sì, c'è la sofferenza psicologica o psichica, ma il soggetto non può esulare la sua storia, il suo malessere dall'ambiente. Quindi spesso il malessere era intensificato o motivato da un forte disagio sociale o ambientale. Come professione non è da sottovalutare, perché c'è gente che non ha bisogno di percorsi lunghi o lunghissimi, ma rivolgendosi al counselor può risolvere il proprio disagio perché momentaneamente ha perso di vista le proprie risorse, quindi è entrato in quella che è detta crisi, ma è proprio partendo da quella crisi che si può individuare l'uscita o la potenzialità da riconsiderare. Quindi è un supporto, diciamo, una sorta di supporto, un sostegno psicologico, sì, per la persona che comunque si trova in una situazione di disagio, che però non è patologia. Non è patologia, no. Quindi questo è importante sottolinearlo. Certo, io vorrei poter approfondire magari successivamente, se me ne dà la possibilità. Certo, la dottoressa Palumbo sarà spesso sul nostro blog, quindi avremo modo di approfondire altre problematiche, altre tematiche, sempre inerenti alla sociologia e al counseling, appunto. Io non so, come i nostri lettori, come possono contattarla? In una pagina Facebook, sì, un sito internet, come possiamo... Sì, c'è un sito internet che sì, anche se è in allestimento, ci sto lavorando da poco tempo, si chiama www.lucianapalumbo.it. La pagina Facebook si chiama Sociologia e Counseling di Luciana Palumbo. Bene, io la ringrazio. Grazie a lei. Grazie a voi per averci seguito e ci vediamo la prossima volta. Arrivederci. Salve.